Permettetemi, non è mia usanza venire in conferenza stampa per rubare dei minuti giustamente al coach Riccardo Agliantonio, però è doveroso da parte mia oggi esprimere tutta la nostra felicità, perché io e Marco Tajana abbiamo lavorato per quello che avete visto tutti oggi 2 anni. Sono veramente molto emozionato, perché rivedere il palazzetto con tutti i nostri tifosi, con tutti i bambini e con tutto il nostro pubblico è veramente, veramente emozionante. È merito di tutta la società, in primis di Marco, che ha voluto fortemente questa serie, e grazie veramente a tutti i genitori, a tutti i nostri supporti, alla curva, e soprattutto grazie anche a tutti i nostri istruttori, a partire da Emanuele Gerosa, che oggi abbiamo fatto una bellissima riunione con il mini basket, al nostro responsabile tecnico del mini basket del settore giovanile Paolo Tamborini, e tutti gli istruttori che hanno permesso anche oggi di riempire il Pala Borsani. Siamo sulla strada giusta e era doveroso da parte mia esprimere questa nostra felicità, mia personale, ma di tutta la società, in primis del presidente, che poi l'ho visto nello spogliatoio molto 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 felice. L'unica cosa che vorrei rimarcare veramente, che abbiamo un gruppo fantastico al di sopra, e non parlo dei risultati perché i nostri obiettivi non cambiano. Avevamo pronosticato di avere una squadra che potesse partecipare ai playoff, lo stiamo mantenendo alla grande, però quello che mi sento di dire è che questo gruppo è un gruppo veramente buono, e dal 24 di agosto che si stanno allenando senza mai mollare un secondo. Sono i primi, quando coach Agliantonio ha dato riposo, si sono tutti presentati, e veramente siamo veramente tutti contenti per questo gruppo, ecco, dal primo all'ultimo, e soprattutto coadivati dai nostri leader, da Marino a Casini a Sebastiano Bianchi, ma poi un gruppo veramente fantastico anche comparato a tutti gli altri giocatori. Sono veramente felice e devo dire che sono molto emozionato e quasi non riesco neanche a parlare. Lascio la parola a Riccardo Agliantonio.